ovviamente con i nostri trainer, dato che abbiamo queste lezioni caricate sul nostro canale, e diciamo Bene. alimentazione abbastanza corretta, dai, diciamo abbastanza, non vorrei esagerare. Quindi abbastanza vuol dire che stai facendo a meno di cucinare i tuoi fantastici dolci. Abbastanza O sbaglio? proprio perché i miei dolci li faccio comunque, non posso farne a meno, ma ne mangio pochi, giuro. Però fai dolci light anche, eh? Secondo me potremmo pensare anche a una diretta dedicata ai dolci light di Rosa, ad esempio. Perché no, certo, cioè, si può fare. Ovviamente avrei degli assaggiatori virtuali questo periodo, però, e quindi questo ti porterà a mangiare tutto. Si mangia questi dolci, devo per forza mangiarli io, vedi? Torniamo sempre allo stesso discorso. Beh, sì, perché da esposizione non possono sicuramente essere protagonisti di esposizione. No, non Sono tutti frega. buoni, li ho provati, casomai breve, brevissimo, che saremo tutti rioperativi, ragazzi, tutti al club and fitness Benzoni per mangiare dolci di rosa. No, scherziamo, Vabbè, dai, ogni tanto si può fare. Una volta a settimana? meno, meno. Vabbè. Comunque, ciò per dire che noi siamo qua, aspettiamo un pochino, siamo in diretta da Nitin Fitness Benzoni, io sono Gabriel, Io sono Rosa, eccomi qua. e un grande saluto, un abbraccio, continuo a dire un grande buon martedì a tutti, anche se casalingo, per quello che è ormai la situazione, cerchiamo di renderci sempre utili, operativi, e mi raccomando, mai battere la fiacca, ragazzi, eh? Mai battere la Non fiacca. puoi tridere Il sul mio. canale è sempre operativo. Giusto, Rosa? Giusto. Quindi, e mi raccomando, scusate il gioco di parole, ma una piccola raccomandazione, che è quella che stiamo tutti tranquilli, ragazzi. Seguiamo i nostri corsi di cucina, seguiamo i nostri corsi fitness, seguiamo le serie TV, ma tutti a casa, mi raccomando, perché più siamo a casa, più riusciremo tutti quanti a divertirci, a stare bene, continuare a allenarci e vivere la nostra vita sempre che abbiamo vissuto finora. Che ne pensi, Rosa? Sì, esatto, anche perché diciamo stando a casa si tende ad essere un pochino più pigri, anche perché un po' la cucina, un po' il frigorifero, un po' il divano, ecco, diciamo sono tutte cose che ci fanno un po' rilassare, quindi evitare di aprire il frigorifero spesso e volentieri, utilizzare il divano anziché per poltrire, magari per degli esercizi, perché no? Perché no? Molto molto utile, assolutamente. Esattamente, anche perché noi abbiamo un nostro canale, quindi noi renderemo possibile l'allenamento nonostante il periodo un po' di stasi, ma non è un periodo di stasi alla fine, è un periodo comunque dinamico che possiamo realizzare all'interno delle nostre case. Esatto, Ok, quindi esatto. il nostro canale YouTube è sempre operativo, mi raccomando, su Anytime Fitness Benzone, cercatelo tutti quanti su YouTube, per chi non ci conoscesse siamo presenti sui social, quindi su Facebook e Instagram, cercate sempre Anytime Fitness Benzoni e venite sempre aggiornati sulle nostre novità, che sono molto, molto interessanti. Quindi, io a questo punto Dici, annunciamo inizierei a presentare una nostra famosa persona del club, che è una nutrizionista biologa di nome Elida Pardo. Elida, ci sei? Sei con noi? ci sei? Ciao ragazzi, ma come Se state? state? Ci sei, batti un colpo. Come state? Bene, 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 bene. ma come state bene? Grazie, anche tu, ovvio. Senti Rita, ti vorrei chiedere una cosa. Ti Anche tu bene. vorrei chiedere, tu in questo periodo come stai affrontando la tua alimentazione, le tue, diciamo, insomma, tradizioni di vita, insomma, ovviamente sono cambiate, ma come stai affrontando questo periodo tu in realtà? Che cosa stai facendo? Raccontaci un pochino. Ma Gabri, è un po' una situazione, diciamo, dove la paura è abbastanza forte. Essendo la paura comunque un'emozione fisiologica dell'essere umano, della persona,
e quindi è fisiologica, è umana. È importante solo che la paura non diventi irrazionale, che non diventi patologica. Quindi io cerco di combatterla magari affidandomi ai siti ufficiali e cercando almeno le notizie positive. Cerco Elida, di non perdonami se ti stare tutto il interrompo. giorno e sentir parlare solo del virus, perché sinceramente aumenterebbe la mia paura. Poi cerco, personalmente sto facendo tanti corsi online che prima non avevo il tempo, capito? Quindi diciamo che ognuno può affrontare la paura a modo suo, nel senso che chi può giocare con i bambini, anzi, secondo me è proprio questo il momento di sfruttare il tempo al nostro meglio, di imparare a gestire il tempo, nel senso che gestire anche le relazioni con i propri figli, con i propri genitori, anche se sono lontani, capito? Quindi essere positivi, secondo me, è la cosa che ci renderà ancora più resilienti. Quindi io penso che da questa situazione andremo a imparare proprio come affrontare il nostro tempo, come migliorarlo, come prendere del tempo per noi, come imparare a prendere del tempo per noi stessi e per i nostri cari. Oi, Sicuramente, Elida. ci Elida, mi siete? senti? Mi senti? Sei in linea? Mi Gabri? senti, Senti? Ecco, Elida? non sento più io. Ora mi senti? Perché siamo tutti collegati, purtroppo è un periodo dove siamo No, non tutti su sento più, internet. Gabri. Ora mi senti? Ok, io non. Ecco. Mi senti? Gabri, io non vi sento. Ok, allora Lea, intanto vedo che tu Gabriele, ma ripristini non li sento io. un pochino che ripristini la connessione, voglio portare con noi un'altra amica, socia del nostro club, Miriam Raccis. Miriam, mi senti? Non sento io, Gabri, non sento. Adesso non sento più te, però. Ecco, Ci la sei, sento. Miriam? Ciao. Ciao. Ciao, Miriam. Elia. Come stai, Miriam? Io sto bene, grazie. Anche se la situazione, insomma, è un po' così, proviamo ad andare avanti. Infatti, vedete, sono munita di protezione perché sono a lavoro in questo momento. Però fortunatamente non ho la pizza sul banco, quindi non ho tentazioni davanti. Ma anche perché io mi ricordo la tua pizza mi fa sognare, mi ha sempre fatto La mia pizza sognare. mi fa sognare, ma a me mi fa ingrassare. No, non credo, guarda, non credo, perché io mi ricordo che l'ultima volta che ho visto stai in grande forma, quindi non Vabbè, ma è vero. tu sei un Vabbè, comunque grazie al goloso. lavoro ovviamente tra noi, in quanto club e in quanto poi ovviamente giusta alimentazione con l'Elida che tu conosci bene. Io conosco benissimo Lida, infatti Lida sono bravissima in questo periodo, eh? Anche se anche io, come diceva Rosa prima, qualche sgarrettino, ino, lo faccio Allora, quel. vorrei un attimo dire una cosa, ragazzi, vorrei un attimo dire una Beh, cosa. ma mi Elisa, hai mi mandato il senti? peso ed era meravigliosa la discesa che hai fatto. Hai visto che non credevi? Bravissima. Vero, vero. Verissimo. Infatti devo dire a tutti quelli che stanno a casa che adesso in questo periodo, secondo me, dimmi tu poi se sbaglio. Probabilmente fare delle diete ferree, oltre che essere molto sbagliato, visto i problemi di salute che ci stanno adesso, però concedetevi qualcosa, togliete da una parte e concedetevela dall'altra, e soprattutto non rimanete fermi. Giusto? Assolutamente, Questo assolutamente. soprattutto, sono d'accordo. Scusate, sono nel telefono della pizzeria, è un po' bombardante. Miriam è ricercatissima, tranquilla. Miriam, io volevo prima che ti lascio subito andare, volevo sapere se volevi chiedere Dicevo, sono qualcosa a d'accordo, Elida, se Miriam, sulle diete volevi. ferree. Certo, in base a quello che può essere la mia dieta, come quella di tante altre persone che cercano magari di mangiare bene, visto che sappiamo tutti che andrebbero fatti questi famosi 5 pasti, Esatto. ma è pur vero che questi giorni io magari sono un po' più fortunata, tra virgolette, perché sto lavorando comunque,
cerco di allenarmi in casa e comunque vado a fare le consegne, quindi sono obbligata a uscire. Però quei famosi cinque pasti forse diventano troppo abbondanti adesso con le merendine. Io chiedo, è il caso magari di saltare qualche merendina e di abbonarsi solo alla colazione, al pranzo e alla cena? Cosa ne pensa la nostra dott? Allora, Miriam, io direi che di Elida, merendina Elida, penso di perdonami, mi averti senti? dato lo yogurt e la frutta, se non mi sbaglio, vero? Sì, io personalmente sì, per esempio. Ah no, perché non vorrei che venisse pure il messaggio che do le merendine, No, eh? le No. merendine Perché già le merendine. intese come spuntini di metà mattina e metà pomeriggio, insomma, che sono quelle che ci permettono di arrivare dal pranzo alla cena e dalla colazione al pranzo, comunque. Io direi che ognuno lo deve misurare un po' da sé. Metti che io oggi ho fatto tutto il giorno un corso online dove non mi sono mossa dal divano per 4 ore. Cercherò di non farlo la merenda, hai capito? O magari se la faccio cercherò di mangiare un po' meno a cena, hai capito? Andrò con il mio minestrone famoso, leggerezza. Abbiamo un amico in comune, il ministro della leggerezza, io e te. Certo, io pure, per esempio, per quello che mi riguarda, salto in questi giorni, salto continuamente le merendine, gli spuntini, scusate, parliamone bene, Tanto. perché comunque non ne sento l'esigenza, perché per quanto io comunque non sia una che resta ferma né in casa né nella vita, e neanche questo mi ferma comunque. Perché continuo ad allenarmi, lo voglio ripetere a tutti i soci, a tutti quelli che ci seguono, perché bisogna muoversi. Quello che mi viene in mente degli esercizi che conosciamo col corpo libero, si possono fare un sacco di cose. Io poi sono anche fortunata, c'è una terrazza, quindi bene o male, stamattina ho fatto un po' di salti con la fune, ho fatto una mini corsetta leggera, perché sennò quello che vive sotto mi ammazza, e mi ammazza lui invece del Covid-19. Però salto i miei spuntini, faccio la mia colazione normale, il mio pranzo, la cena, cerco di non mangiare troppo i carboidrati per quello che mi riguarda, ma poi ogni tanto casco anche io in un ciupattino, ma lo faccio, mi perdono perché la situazione è quella che è. Il lavoro, lo vedete, fatica ad andare avanti, anche se siamo aperti, quindi la testa ha bisogno di qualcosa per sganciarsi, altrimenti non ci si riesce. Guarda, fai un ragionamento pazzesco, logico, anzi più che logico, e direi che più che fare una dieta in questo momento bisogna pensare solo a star bene psicologicamente e di salute, mangiare bene, mangiare giusto e senza strafare, le regole valgono, però nemmeno ferree perché altrimenti già uno sta in ansia piuttosto che in paura, però Sì, certo, no, ma che stiamo scherzando? Anche perché, voglio dire, la gente adesso sta tutti i giorni a casa a cucinare, chi si cimenta con i dolci, chi con le pizze, chi con qualche pranzo da ristorante per mangiare al salotto o alla cucina, a seconda di quale ristorante migliore hanno. È una battuta che mi sono rubata da qualcuno poco fa. E quindi, vabbè. Per quello che mi riguarda, se volete, sono disponibile a darvi qualsiasi ricetta o a farvi vedere qualche cosa che si può fare anche con cibi che non ci fanno male, ma che magari si possono usare in quindi qualche occasione. Miriam, è nei nostri Che bella progetti questo, idea, sicuramente. meravigliosa! Nei nostri progetti farti intervenire anche per fare qualcosa di diverso a livello d'alimentazione, ecco. Gabri? Quindi sicuramente ti interpelleremo. Va bene, io sono qui disponibile. Magari cerchiamo di fare delle dirette non alle 7:30 perché diventa. Oggi non pensavo di dover lavorare più di tanto, invece magari sto parlando Bene, Elida, dai, un intanto bacione grazie per il enorme, tuo Miriam. tempo. Grazie per il tuo tempo e buon Ciao lavoro. Miriam. Ci Ciao. vediamo presto. Un abbraccio, tieni forte, mi raccomando. Un bacio. Grazie, grazie a Miriam. Eli, allora, volevo farti un'altra domandina. Ci sei? Mi senti? Mi senti? Elida, Eli, ci senti? Eli?
Non è più con noi la nostra dottoressa. Va bene, Roz, direi Io che... e te. Ma tu come stai mangiando in questi giorni? Vabbè, Raccontaci tutti quello che ti sei mangiato oggi. io sto mangiando troppo. Allora, io non vorrei dire cosa sto mangiando pubblicamente perché sennò mi bannano i social. No, lo devi dire, lo devi Allora, dire. oggi ragazzi, io mi sono permesso di mangiare la stracciatella unita a una frittatona con i carciofi Capito? E in programma adesso per questa sera c'è qualcosa di diverso. Ho pensato di fare un bel risotto con i funghi. Ma bene, bene. Dai, E neanche che ne troppo. pensi, Lida? Che ne pensi tu? È giusta come alimentazione, no? Cosa avevi preparato te? Scusa? Senti, ti devo chiedere un favore cortesemente, se riesci a inquadrarti un pochino meglio con il video, perché non ti riusciamo a vedere bene. Non riesco No, a te video, vedere che può? Non ti vediamo più. Non riesco a vederti bene, non riusciamo a vederti bene. Rivediamo solo la parte inferiore della faccia, così riusciamo a vederti negli occhi, capito? Un Ora? po' più in alto. Ok, perfetta, perfetta. Ok, ragazzi, scusate perché purtroppo sono ovviamente le prime dirette, quindi stiamo cercando di realizzare tutto al meglio, man mano migliorerete sempre. Quindi andiamo avanti, andiamo avanti. Cosa ci dicevi, Rosa? Dicevo un'altra domandina, quindi secondo te abbiamo un po' già accennato con la nostra Miriam, è il caso di farla una dieta, nel senso, può portare secondo te un po' di stress psicologico con il fatto che siamo un po' chiusi in casa, quindi magari, non so, dici un po', secondo te? Rosa, Sì. allora, io una dieta ferrea come quello che do io di solito in questo momento non la darei, nel senso nemmeno a me stessa, perché in qualche modo, come dicevo prima, abbiamo bisogno di molecole. Non ti sento? Quindi Dimmi, io ti sento bene. dicevo, quindi però io cercherei di stare attenta di quello, cioè, a monitorare quello che mangio, come faccio sempre, però magari se prima la pasta la mangiavo o la pizza la mangiavo una volta alla settimana, magari questa situazione la mangerei 2 volte alla settimana, Quindi concedersi qualcosa tipo un carboidrato buono, magari anziché andare a finire sui dolci come sai che sono io, Ah già, tu vuoi mangiare i dolci, eh? lo giuro che mi concedo solo un piccolo dolce ogni tanto. Ah, ok, ora, dolce, se magari nelle prossime puntate si farà un dolce con della farina, magari integrale, con lo zucchero magari dosato, addirittura magari usiamo il miele che ci fa anche bene, senza burro, quindi un dolce light, perché no? Ok, perfetto. Magari troveremo qualche ricettina la prossima volta da poter consigliare, Mi ricordo che tu mi hai mandato le foto delle crepes dolci che fantastici. dei pancake, i pancake proteici. Sì, assolutamente con farina d'avena senza zucchero. Quelli li trovo per fare colazione, sono una roba straordinaria. Perfetto, quindi possiamo consigliare a tutti quanti un bel pancake proteico che almeno diciamo ha il sapore dolce, ma diciamo un dolce senza peccato, diciamo Brava, così. brava, brava. Tipo il gelato senza zucchero e senza latte, Ma sì, dai, perché no? Perché no? Allora, abbiamo con noi oggi anche Alessandra e Giordano, due nostri soci. Ci sono? Mi sentono? Ale, Gio? Ormai ci sia una pace di circolazione di Sentite? clorida e positiva, succede in tutte le infezioni, Alessandra? dicono No, che è ormai. quando non guarisci del tutto. Alessandra, No, che Giordano, sulla ci pompa sentite? falso Comunque, positivo. sì.
Alessandra, ci senti? Ciao! Ah, eccoli, ciao! Ciao, ciao! Aspetta! Ciao! Sì, sì, vi sentiamo, ciao! Ciao, ciao! Come stai? Tutto bene? Sì, sì, sì! Ciao! Ciao! Ciao Alessandra! Ciao Elida! Buonasera a tutti! Eccoli, allora Alessandra e Gennaro sono proprio due esempi da prendere. Loro, diciamo, almeno fin quando il periodo era normale che ci vedevamo, allenavano bene, mangiavano perfettamente. Due esempi da prendere. Diciamo, almeno fin quando il periodo era normale che ci vedevamo, allenavano bene, mangiavano perfettamente. Arriva un pochino in ritardo a voi la voce. Ragazzi, abbassate un pochino il volume dei social, cortesemente. Arriva un pochino in ritardo. Sì, sì, molto in ritardo. Ragazzi, abbassate. Ok, non importa il ritardo. Insomma, volevo chiedervi. Siete rimasti bravi, bravi, diciamo, quindi riuscite a seguire la retta alimentazione, la retta, diciamo che non state un po' sfruttando, non sempre si sente. Allora, noi siamo gli antipatici del gruppo, perché in verità l'unica cosa sotto il profilo dell'alimentazione e dell'allenamento è il fatto che siamo in casa. È molto pesante, però ci siamo dati una regola che, a parte l'alimentazione che continua a essere quella controllata, in questo momento in particolar modo siamo in low carb perché dobbiamo prediligere le proteine, e in questo momento così dove vince il divano e lo stare a casa è molto difficile, però tutti i giorni, tutti, 6 giorni su 7 noi facciamo un allenamento di un'ora in casa a carattere metabolico, anche con i vostri suggerimenti che sono interessantissimi, dall'allenamento per i glutei, anche quello per le gambe, tutto che sia chiaramente dia i suoi frutti in termini di bruciare quelle calorie che rimangono lì perché dobbiamo stare in casa. Certo, e come... quindi abbiamo deciso di fare questa cosa, per ora ce la facciamo. Però è difficile rimanere concentrati, devo dire la verità. Lo so, lo so, lo so, ma sono sicurissima che voi ce la potete fare, per come vi conosco, diciamo, per questo che vi conosco. Senti, volete anche voi fare la domanda alla nostra nutrizionista? Lo so, lo so, lo so, ma sono sicurissima che voi ce la potete fare, per come vi conosco, diciamo, per questo che vi conosco. Senti, volete anche voi fare la domanda alla nostra nutrizionista? Sì, a proposito, volevo chiedere, in questo momento qui dove purtroppo il dispendio energetico è veramente ridotto al lumicino, se non sia una corsetta per andare al bagno, c'è qualche nutriente che noi possiamo prediligere rispetto agli altri, proprio per evitare conseguenze devastanti? Ciao ragazzi, che prima di tutto come state? State bene? Sì. Noi stiamo bene, sì. Vi vedo, bellissimi. Allora, prima Alessandra, che state facendo una dieta low carb. Mi diresti per piacere cos'è per te la dieta low carb? È una dieta veramente dove i carboidrati sono veramente ridotti. Quindi cosa mangi, cioè che tipo di carboidrati mangi, quante volte li mangi al giorno, sotto forma di cosa?
Allora, la mattina niente, la mattina non ci sono i carboidrati, a parte una spremuta d'arancia che in questo momento è fondamentale per tenere su le difese immunitarie. Poi diciamo che nel corso della mattinata non c'è spuntino perché non c'è dispendio energetico, e a pranzo si va di proteina e di verdure, e poi con una mezza fetta di pane azimo o una galletta di riso, dipende quello che c'è, e poi il pomeriggio non possiamo, siamo molto impegnati a fare l'attività fisica e quindi niente, e poi si passa direttamente alla cena come sopra, parte un paio di volte a settimana dove magari mangiamo un piatto di pasta integrale e pasta o riso. Io la trovo molto ben fatta questa alimentazione, specialmente in questo momento, come dicevi giustamente, che il dispendio energetico è così basso, quindi sì, io direi che non deve mancare l'olio extravergine d'oliva, perché è un olio buono. Poi se ti andasse un po' di frutta secca di pomeriggio, magari io la metterei, perché comunque ti fa bene, o che ne so, io mi faccio un pezzo di cioccolato fondente, 10 grammi, non pensare che sia 20 o 30, sempre di pomeriggio, e io pure come te prediligo le proteine per mantenere la massa muscolare, e io consiglio a tutti i miei pazienti 5-6 grammi di sale al giorno, io se io dato, quindi io ridotto al massimo il sale, e anch'io faccio il fondo verdure e olio sia a pranzo che a cena, perché in questo momento preferisco tenere la massa muscolare e ridurre l'acqua che possa rientrarmi dai carboidrati. Bene, grazie. Suggerimenti veramente molto graditi, perché poi ci sono delle cose alle quali uno non pensa, no? Come per esempio la cioccolata fondente, o non so, anche il parmigiano, per esempio. Anche la barretta di parmigiano, lo trovo quella di 20, da 20 grammi. Sì, quelli piccolini. Bravissima, la trovo meravigliosa. Anche a volte c'è quella con 15 grammi di frutta secca. Quindi sì, ho i fatti giusti della frutta secca, senza che però mi infiami e mi piace di sì. Però ecco, importante l'olio d'oliva. Sì, sì, l'olio non manca, poco, e sale iodato è importantissimo, perché io sono un po', ho una tiroide un po' pigra e gli devo dare una spinta. È importante il sale che sia iodato, sì. Uno dei sali che non dobbiamo usare. Sì, è importante la vitamina, comunque non manchi. Poi per chi è della frutta lo può fare come me, perché sinceramente se mangiasse una frutta fresca di pomeriggio non è che la misura di un frutto che ci porta ad ingrassare. È chiaro che se mangia una banana, una mela, un pezzo di cioccolato e la frutta secca, allora avremo dei problemi, capito che voglio dirti? Quindi è la quantità, ecco. Bene, perfetto. Allora, grazie mille. Andrea, mi sentite? Allora, sì. No, grazie a voi. Ciao. Innanzitutto grazie per essere stati. Presto. Speriamo. Continua a seguirci, almeno rimaniamo in contatto così. Ok. Esatto. Grazie di tutto quello che fate per noi altri, perché questa vicinanza e tutte queste piccoli suggerimenti, il vedervi anche periodicamente tutti i giorni con delle vostre produzioni ci fa sentire meno lontani e ci mantiene vivo un collegamento anche solo mentale con la palestra. Beh, è già bene. È tanto. Solo per questo. Un piacere che vi passa questo. Grazie, grazie ancora. Grazie. A presto. Ciao, Lida. Ciao, grazie. Ciao. Bene. Allora ragazzi, perfetto, io ringrazio la nostra amica nutrizionista biologa Rita Bardo dei suoi consigli di questa sera, ringrazio i nostri amici partecipanti anche se a distanza dei nostri discorsi, le nostre domande,
E invito Rosa, sì, tutti quanti quelli che ci stanno vedendo, sentendo in questo momento, di seguirci. Mi raccomando, iscrivetevi in modo che così potete ricevere le notifiche di tutte le volte che saremo in diretta, se vi fa piacere ovviamente. Potete anche commentare se volete magari sentire parlare di qualche argomento in particolare, qualcosa che vi interessa, qualcosa che vi incuriosisce, scrivetecelo e noi ci impegneremo per voi e andremo in diretta con il vostro argomento, perché no? Quindi mi raccomando, iscrivetevi. Esattamente, diteci anche cosa mangiate, cosa state facendo, come vi state allenando, se volete avere appunto qualche consiglio e come poterci anche migliorare nelle dirette, dicendo, insomma. Quindi siamo presenti, siate presenti con noi e ricordatevi sempre di divulgare i nostri video, di commentare i nostri video, di essere presenti sui nostri canali, perché siamo ogni volta, ogni giorno, presenti con i nostri nuovi aggiornamenti da parte dei nostri trainer, da parte di tutti quanti i manager di Eden Fitness. In questo caso parliamo di Eden Fitness. Ragazzi, ultimo raccomandamento, mi raccomando, state tranquilli, stiamo in casa, divertiamoci online, divertiamoci con i film, divertiamoci con tutto ciò che è quello che la tecnologia d'oggi fortunatamente ci può dare. Mi raccomando, al cibo non esageriamo, ok? Giusto Rosa? Non esageriamo, giustissimo. Anche perché anche noi siamo da casa e troviamo le alternative, quindi mi raccomando, allenatevi, prendete la forza e noi siamo con voi. Quindi a tutti coloro che ci scriveranno, noi saremo sempre operativi a rispondere. Un grande abbraccio da me e da Rosa. Sì, Gabri, sì. No, dicevo, un grande abbraccio da noi due. Ah, ok, pensavo di stavi già dimenticando. Mi raccomando, seguiteci per la prossima diretta. Seguiteci sui nostri canali e vi diremo presto quando sarà. Un abbraccio da tutti noi. Ciao a tutti.